Alla fine dell'estate scorsa ho partecipato a Italia 5 Stelle, l'evento nazionale del Movimento 5 Stelle che in quel caso era a Palermo. Avevo fissato un hotel su internet e quando sono arrivata nel tardo pomeriggio insieme a mia nipote ho posato i bagagli in hotel e ho detto guarda, scendo per fare due passi. Sono uscita, ho girato l'angolo e a un certo punto ho intravisto un albero non molto grande. C'erano attaccati dei foglietti, anche dei foglietti colorati, che poi ho visto essere, insomma, dei messaggi. Ho abbassato lo sguardo e mi sembra la targhetta dicesse in memoria di Paolo Borsellino. Insomma, quello era il posto in cui Paolo Borsellino è stato assassinato. Sono rimasta per qualche minuto senza parole, cercando di ascoltare quello che quel luogo voleva dirmi. E a un certo punto ho come sentito nel mio cuore la voce di Paolo Borsellino che mi sussurrava: andate avanti, andate avanti. Sono rimasta ancora lì, mi sono commossa. Dopodiché sono tornata in hotel e quelle giornate le ho vissute con questo messaggio nel cuore che porto dentro ancora adesso. E in questo giorno, in questa giornata di memoria dedicata a loro, a Paolo Borsellino e a Giovanni Falcone, io vorrei rivolgergli un pensiero ringraziandoli per aver speso con coraggio e altruismo la loro vita per il bene di tutti noi.